Siamo con la neo senatrice Lavinia Mennuni, per il momento ancora consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e l'outsider che ha battuto niente poco di meno che Emma Bonino e Carlo Calenda. Ci spiega come ha fatto? Abbiamo fatto una campagna elettorale molto intensa, e tradizionale direi, perché univamo a quella che è la campagna tipica di un candidato all'uninominale, quindi incontro con le categorie, con le associazioni, anche molto porta a porta tra le persone, perché ho sempre pensato che quello fosse un elemento di grande rilievo, soprattutto in un collegio complesso e difficile come quello, come la sfida che mi è stata affidata. E non a caso molte persone sono venute in questa campagna elettorale, mi sono venute incontro e hanno proprio detto: io voterò questa volta Fratelli d'Italia. Senta, però deve dire anche grazie a Calenda, perché col suo 14% diciamo ha rappresentato simbolicamente quello che il centrosinistra temeva alla vigilia, cioè non alleandosi poi il terzo avrebbe goduto. Guardi, sicuramente gli ultimi tempi di maggioranze variegate, conflittuali, è esattamente ciò che i cittadini non tolleravano più e ha lasciato instabilità politica e direi anche instabilità economica. Giorgia Meloni, quando mi ha invitato a accettare la sfida del collegio Roma Centro, che è un collegio orientato a sinistra, l'ho fatto perché ho un grande radicamento e poco prima sono stata eletta al Consiglio Comunale grazie proprio ai voti di preferenza conquistati in quel territorio, e credo che anche questo abbia fatto la differenza. Giorgia Meloni l'ha chiamata, si è complimentata. Abbiamo festeggiato insieme, pur se velocemente, in modo moderato, visto che i tempi sono tempi molto difficili e ci aspettano anche tempi molto complicati. L'altro ieri siamo stati insieme fino a tardi. Con Meloni? Eravamo tutti insieme. E non le ha detto brava? Si è complimentata sicuramente, perché comunque il risultato è stato notevole. Allora, senatrice, entrerà a Palazzo Madama, faccio notare, esce Monica Cirinnà, entra Lavinia Mennuni, siete diametralmente opposti. Monica Cirinnà, a livello umano mi dispiace pure, perché è stata una collega consigliera comunale con me per molti anni in consiglio comunale. Molte figure non ci saranno più in Parlamento, una per tutte è Emma Bonino, che ho sconfitto su questo territorio. E tra l'altro è strano che colei che ha difeso la 194, che ha voluto l'aborto, e poi invece è arrivata lei che la pensa in maniera diametralmente opposta. Sicuramente con Emma Bonino abbiamo valori molto diversi. Vediamo. Lei è contro l'adozione delle coppie omosessuali? Io penso che i bambini debbano avere una mamma e un papà. I bambini che non hanno genitori sono particolarmente sfortunati e credo che sia importante che loro possano avere un riferimento forte a livello formativo della mamma e del papà. Quindi è contro? Sono per le adozioni, che peraltro debbono essere anche velocizzate, per una mamma e un papà. Tra una coppia di omosessuali e una coppia di marito e moglie, chi lo darebbe? Io lo affiderei ad una mamma e un papà. Lei è contro l'aborto? Io sono per la tutela della vita fin dal concepimento. È un tema molto molto delicato e difficile, sul quale c'è da fare un ragionamento molto rilevante. La mia leader ritiene che sia gravissimo che tutta la parte iniziale della legge non sia mai stata adeguatamente applicata. Sappiamo che per una donna spesso scegliere di abortire vuol dire perdere una parte di se stessa, e quindi noi dobbiamo aiutare le donne a comunque sempre sentire di avere uno Stato che le sostenga adeguatamente anche in momenti di difficoltà, anche se ci sono difficoltà economiche disastrose, per evitare di uccidere il loro bambino. Si aspetta un incarico? Guardi, io faccio politica da 30 anni, avevo 16 anni quando ho cominciato e non ho mai pensato agli incarichi. Ho fatto 3 mandati al municipio, 1 d'assessore, 4 mandati al consiglio comunale, ho fatto il presidente della commissione patrimonio, il presidente della commissione trasparenza, ma non ho mai chiesto un incarico. Quindi se arriva dice di sì. Vediamo che cosa succede e cosa mi chiamerà a fare il partito. Ho letto che il suo motto è: perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. È un motto che amo molto da quando ero ragazza, perché ho sempre pensato che fosse importante impegnarsi attivamente anche in politica, perché comunque spesso c'è un volersi scrollare di dosso una responsabilità. Cos'è che l'affascina di più di quello che andrà a fare a Palazzo Madama e cos'è che più la spaventa? Mi spaventa la responsabilità di un momento molto difficile per l'Italia che dovremmo andare ad affrontare. Mi affascina molto il fatto che per 30 anni ho avuto
centinaia, direi, in questi ultimi anni, migliaia di persone che mi hanno spronato e che sento vicine e per cui cercheremo di fare del nostro meglio.